Ecco, oggi una scuola di Gioia Tauro entra in questo laboratorio, ecco maestro Salvatore Ravese, cosa gli fate vedere ai bambini? E incominciamo a fargli capire un po' la produzione artigianale natalizia, perché questi bambini cominciano a conoscere un po' la cultura di un dolce artigiano e un dolce natalizio, perché magari questi bimbi si vedono un dolce portato a tavola ma non sanno cosa c'è dietro. Oggi si vede come nasce il panettone, un pandoro, sì. Un biscotto, ecco, un dolce. Sì, gli facciamo conoscere dalla materia prima le materie iniziali che ci vogliono per un panettone, così incominciano a capire la differenza di un panettone artigianale, di un dolce artigianale o quello industriale. E in più alcune piccole tecniche, perché sono dei bimbi, però gli facciamo incominciare a conoscere la cultura del dolce natalizio. Ho sempre messo a disposizione il mio laboratorio per qualunque scuola vuole fare queste iniziative, anche perché il nostro compito è anche divulgare il dolce artigianale o il gelato artigianale. Per l'occorrenza, anche che siamo nei giorni che domani è la notte più lunga dell'anno, la notte di Santa Lucia, dove i bimbi devono preparare dei dolci, oggi dimostriamo alcune culture, tradizioni e leggende del Natale. Ecco, sembra una domanda stupida, però ecco, cosa cambia tra un panettone artigianale e un panettone industriale? Ecco. Tanto per iniziare, un panettone artigianale è formato dalle mani di una famiglia, dalle mani di un artigiano. Quello industriale si sa, sono dei laboratori a filo continuo, e invece noi incominciamo dalle materie prime, andare a prendere i nostri prodotti locali e creare un toccarli partigiano. Con mano e lavorarli con mano anziché dei macchinari. Ma la dicitura giusta artigianale è quella, è manufattiero con le mani, quindi se un prodotto artigianale viene fatto così. Naturalmente poi principalmente la materia prima, che è una materia prima di alta qualità. Ecco. Certo, le materie prime sono sempre di alta qualità, dove c'è il burro, le uova fresche, il miele locale soprattutto, e poi stiamo negli standard del panettone, perché hanno delle etichette un po' particolari e noi mettiamo le percentuali di burro, uova, zucchero, tutto quello che ci vuole. Ecco, miele del territorio, ecco, gigante naturale. Sì, in effetti stiamo, è quasi da 2 anni che ho questo progetto insieme ai agricoltori calabresi, in cui stiamo mettendo il miele dentro la pasticceria e dentro la gelateria. Praticamente niente di nuovo. Noi stiamo tornando indietro con i prodotti iniziali, dove è nato magari il gelato, dove è nata la pasticceria. All'epoca era tutto acqua, miele e farina, oppure per il gelato era acqua, frutta e miele. Quindi è un progetto che stiamo portando avanti. Innovazione però nella tradizione. Innovazione nella tradizione, senza dimenticare da dove provengono i prodotti.